Pronti per il secondo tempo di Banca Marche Fabriano Mediterranea, 51, Kinder Bologna 43, un primo tempo da stropicciarsi gli occhi per Fabriano, che a 3 minuti dalla fine dei primi 20 minuti aveva 17 punti di vantaggio, ha sbagliato con Mix il tiro del più 19, poi nel finale la Kinder con un parziale di 11-2 ha recuperato, anche favorita da un paio di decisioni arbitrali abbastanza discutibili della coppia formata da Reato e Pascotto, che adesso fischia un fallo di Gattoni che è stato rimesso in campo da Maurizio Lasi al posto di McClinton, che probabilmente è l'unico ad aver giocato sottotono stasera tra i biancazzurri, meno 2 di valutazione, altrimenti la squadra di Lasi avrebbe giocato una partita sensazionale. Adesso la stoppata di Washington sulla penetrazione di Ginobili, 19 di valutazione per Moreau con 17 punti, 18 di valutazione per Thompson con 14 punti, 10 di valutazione per Mix con 12 punti. Adesso fallo in attacco fischiato a Frosini, se non vado errato. No, il fallo attribuito a Alessandro Abbio. Abbio, Ginobili, Griffith, Frosini e Bonora in campo per la squadra di Ettore Messina. Dall'altra parte Gattoni, Moreau, Thompson, Washington e Mix. Moreau, che è stato, come dicevo, sensazionale nel primo tempo. La tripla di Rodney sbaglia ma subisce il fallo, avrà 3 tiri liberi. Adesso Abbio protesta con gli arbitri ma non si può tornare indietro nella decisione, avrà 3 tiri liberi Rodney Moreau, dicevo. 7 su 10 al tiro per lui, 3 su 4 da 3, 4 su 6 da 2 in 16 minuti di impiego con 2 rimbalzi e 2 palle recuperate e un assist. Una prestazione fantascientifica di Moreau, che però purtroppo sbaglia il primo personale, ne avrà comunque altri 2 a disposizione per riportare Fabriano in vantaggio in doppia cifra. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vernietta, e sbaglia anche il secondo Moreau. Un vero peccato questo doppio errore dalla lunetta per Rodney, che viene giustamente incitato dal pubblico del Pala Indesit. Realizza il terzo, 18 per Rodney, Fabriano a più 9. Bisogna assolutamente abbassare l'intensità e la concentrazione contro squadre come la Kinder, che altrimenti ti sbranano. Palla sotto per Rashard, fuori per Ginobili, la tripla di Ginobili a segno. 14 per Manu Ginobili, che non si era visto nei primi 10 minuti ma si è scatenato nel secondo quarto. Washington adesso più 6 Fabriano, è chiaro che la difesa della Kinder è diventata molto molto aggressiva. Un grande canestro di Chandler Thompson in acrobazia in controtempo, facendo saltare gli avversari. Chandler Thompson, 16 per lui, un canestro meraviglioso in controtempo, in acrobazia, in giravolta, fate voi, strepitoso. Mette anche l'aggiuntivo, 17 per lui. Fabriano a più 9 ancora con questo gioco da 3 punti di Chandler, che replica subito la bomba di Manu Ginobili. Bonora sotto per Rashard, prova a girarsi il totem bianconero, rischia di perdere palla, la scarica fuori per Bonora, la tripla di Bonora che l'eccellente tiratore sbaglia, però Frosini a rimbalzo prevale su Mix. Abbio prova a penetrare, va al giudizio dell'arbitro a subire il fallo di Mix. Ci potevano stare anche gli estremi dello sfondamento, no, il fallo di Gattoni, terzo fallo. Rimessa per Bologna, la partita adesso chiaramente diventerà ancora più intensa, ancora più combattuta, perché nel primo tempo per larghi tratti Fabriano ha giocato veramente in maniera fantastica, dominando gli avversari, e nessuno poteva prevederlo. Adesso un grande intervento in anticipo di Mix su Frosini ma non è servito per recuperare la palla, e Bologna avrà ancora 23 secondi. Chiaramente esce Bonora adesso e rientra Marco Jaric, ha fatto qualcosina Jaric nel primo quarto, poi nel secondo si è visto poco, ha giocato 12 minuti. Fallo in attacco, ancora Abbio, sì, terzo fallo per Picchio, e al suo posto rientra Rigado, che nel primo tempo è stato il migliore dei suoi per valutazione, l'unico insieme a Griffin di doppia cifra, 11 di valutazione, però con
3 su 7 al tiro, mentre Griffith ha avuto 6 rimbalzi. 8 e 33, 55 a 46. Palla sotto per Washington che va a segnare, imbeccato da Gattoni, il suo sesto punto. Ha giocato molto bene Washington anche nel primo tempo, nonostante gli appena 4 punti, ma si è fatto sentire in difesa con rimbalzi e stoppate. Rigaudot, adesso c'è Chandler sul francese, Vjaric prova a penetrare, scarica fuori, Rigaudot, arresto e tiro a centro area, segna, un bel canestro Antoine, 8 per lui, più 9 ancora Fabriano, che era tornato in doppia cifra con il vantaggio prima con il canestro di Washington, magistralmente imbeccato da Gattoni. Mix, la tripla del canadese, sì! Michael Mix, 15, anche per il canadese, una grande partita. Nel primo tempo 2 su 4 nelle triple, adesso 3 su 5. Ginobili prova a incunearsi, va a subire il fallo di Mix, avrà 2 tiri liberi per Michael, il fallo numero 2. 2 liberi per il fuoriclasse argentino, adesso c'è un capannello tra i giocatori della Kinder, rientra David Anderson al posto di Frosini, anche lui abbastanza in ombra nel primo periodo di gioco. 2 tiri liberi per Manu Ginobili, che continua a sbagliare per fortuna di Fabriano dalla lunetta, soltanto 1 su 4 finora per lui dalla linea. E il secondo è buono per Ginobili, 15, comunque come sempre uno dei più concreti e positivi della propria squadra, un fuoriclasse assoluto nel mirino delle squadre NBA. Adesso il fallo su Chandler Thompson di Rigaudot. Primo fallo per Leroy, non ci saranno i tiri liberi, semplice rimessa per la Banca Marche, 7-21 da giocare in questo terzo quarto, no, ci sono invece i tiri liberi perché chiaramente Chandler si stava proiettando a canestro. È buono il primo per Chandler, 18 punti, raggiunge Monroe come top scorer della serata finora, può scavalcarlo con questo secondo tiro libero. È buono anche questo, 19 per Chandler che sta giocando una partita fantastica al pari dei suoi compagni, di Monroe e di Mix in particolare. Ginobili ancora, di fronte a Monroe adesso, c'è Chandler su Rigaudot, Vjaric scivola, recupera la palla Gattoni, può andare in contropiede Fabriano, ci va con Gattoni che subisce il fallo. E poi c'è la schiacciata inutile ma spettacolare di Tyrone Washington. 2 tiri liberi per Massimo Gattoni. E il fallo di Ginobili è il terzo e questa sicuramente non è una buona notizia per Ettore Messina, che torna in panchina stasera dopo l'esonero shock di lunedì scorso, dopo la sconfitta pesantissima di Pesaro contro la Scavolini. Gattoni sbaglia il primo tiro libero, ne ha un altro a disposizione per riportare Fabriano a più 14. È sbagliato anche il secondo, tocca a Griffith, quindi 0 su 2, grave dalla linea per il capitano biancazzurro. E Rigaudot va alla tripla che riporta Bologna subito a meno 10. E non bisogna mai distrarsi, mai calare il ritmo e l'intensità contro queste squadre forti, che sanno sempre cosa fare nei momenti difficili. Monroe da 2, sbaglia la conclusione, un po' forzata la conclusione di Rodden in questa circostanza. C'era tutto il tempo per giocare più a lungo il pallone, del resto siamo avanti. La tripla di Ginobili ancora a segno, parzialone di 6 a 0, firmato da 2 triple di Rigaudot e di Ginobili dopo l'errore, doppio errore dalla lunetta di Gattoni che poteva riportare Fabriano a più 15, adesso ci ritroviamo soltanto a più 7 e rischiamo di perdere la palla. Vedete com'è strano e imprevedibile il basket. Ancora Monroe, l'altra tripla completamente sbagliata, ma i rimbalzi in attacco di Thompson che subisce il fallo nettissimo della difesa.
Adesso il fallo di Anderson, primo fallo, avrà due liberi Chandler Thompson. Bisogna mai distrarsi, perché potevamo andare a più 15 con i tiri liberi di Gattoni, e invece adesso sbagliamo anche questo con Chandler. Peccato, un momento difficile soprattutto dalla lunetta per Fabriano, e invece con due triple di Rigatoni e Ginobili la Kinder si è riportata a meno 7. Fabriano adesso si riporta a più 8 con il 20° punto di Chandler. Mancano però ancora 16 minuti alla fine, quindi è tutta da giocare questa partita. Perde la palla Ginobili, gliela ruba Monroe e poi la perde secondo gli arbitri in maniera regolare. L'intervento di Ginobili è stato corretto. Jaric ancora la tripla, segna, e per Jaric è il punto numero 10, il primo canestro della ripresa. Incredibile veramente il parziale della Kinder. Chandler Thompson, palla sotto per Tyron Washington, prova ad avvicinarsi, poi va al tiro a centro area, sbaglia la conclusione, Jaric per fortuna non controlla. Gianni Guaresi per TV Centromark, le riprese di Gianluca Vernietta, la 29esima giornata del campionato di Serie A. Adesso Lasi richiama in panchina Monroe e Washington. E Monroe un po' in ombra in questo avvio di terzo quarto, con due errori dalla lunetta e anche un paio di errori al tiro. Adesso Ginobili in difesa su Chandler, lotta furibonda tra i due, ancora Chandler, un gran pallone per Gattoni che segna il suo quarto punto, ma ancora una magia di Chandler Thompson che ha sconcertato Ginobili e poi lo ha bruciato con un assist per Gattoni. Ancora Manu di fronte a Chandler, duello incredibile tra i due, sbaglia adesso Manu, rimbalzo nelle mani di Chandler che poi si incarica di portare la palla di là della metà campo, più 7 Fabriano. Importantissimo il precedente canestro di Gattoni con la Kinder che era arrivata a meno 5. Mix, Bonsignori Gattoni, prova a uscire Vetra, esce, riceve, scarica per Chandler. La tripla di Chandler è corta, poi Gattoni a rimbalzo d'attacco, si rammarica Thompson per l'errore, ma Fabriano può giocare, ancora un altro pallone. 4:20. Vetra, 8 allo scadere dei 24. Mix, la tripla di Michael. Sì! Michael Mix, 18 per lui, sta giocando in maniera fantastica anche il canadese. 4 al termine del terzo quarto, di nuovo più 10 Fabriano che ha ricacciato indietro con un parziale di 5-0 la Kinder. Jaric per Rigodò di fronte Chandler, Rigodò, fallo da dietro di Chandler e il terzo fallo per Thompson. Bisogna giocare con molta calma, senza sprecare falli. Adesso Chandler va a parlare con Reato. Fabriano ha avuto 4 punti da Gattoni, 18 da Monroe, 2 da McClinton, 20 da Thompson, 18 da Mix e 6 da Washington. All'altra parte 18 Ginobili, 4 Abbio, 3 Bonora, 11 Rigodò, 5 Griffith, 2 Berkic, 5 Smodis e 10 Jaric. Partita chiaramente sempre apertissima, perché quando si gioca contro la Kinder non c'è nulla di scontato, nemmeno a un minuto alla fine con 10 punti di vantaggio, figuriamoci a 3:46 dal termine del terzo quarto. Però Fabriano sta indubbiamente giocando una grande partita, anche se in questo terzo quarto ha sicuramente smarrito le percentuali del primo tempo, ma del resto non poteva continuare a tirare con il 53% da 3 e con il 59% da 2 come aveva fatto nei primi 20 minuti, giocando in maniera magistrale. Peccato solo per il calo di Monroe, speriamo adesso si rigeneri con la sosta in panchina e sia di nuovo pimpante e brillante come nel primo tempo, nell'ultima frazione che certamente deciderà questa partita. Fabriano in campo con Thompson, Vetra, Mix, Bonsignori e Gattoni.
la Kinder con Rigaudò, Abbio, Jaric, Frosini e Andersen. Andersen prova a girarsi su Mix, commette fallo in attacco, sì. E Mix si sta facendo valere anche in difesa, non ha mollato un centimetro sull'iniziativa in avvicinamento al canestro di Andersen e quindi ha beccato questo sfondamento. 3.30, 68 per chi attacca, 58 per chi difende. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vernietta, Gattoni, Vetra. C'è Rigaudò, aggressivissimo su Thompson, la bomba di Gattoni, 7 per lui. La Kinder sta difendendo in maniera feroce su Thompson, ma Gattoni adesso ha trovato una tripla fondamentale e adesso è in difesa su Jaric. Abbio, Rigaudò, Jaric, la tripla, sbaglia, sotto canestro, Mix, Chandler, Gattoni, più 13 Fabriano, 2.45, Vetra, Mix, senza forzare, Gattoni. 2.40, viene fuori Chandler, ha di fronte Rigaudò, prova ad avvicinarsi, si avvicina, poi scarica un gran pallone per Bonsignori, no, no, aveva scaricato un magnifico pallone Chandler su Bonsignori, gli arbitri hanno fermato questa azione magnifica per un'infrazione di passi molto dubbia di Nicola Bonsignori, comunque più 13 ancora Fabriano. Bisogna difendere fortissimo in questi ultimi 2 minuti e mezzo, perché sia nel primo che nel secondo quarto Fabriano ha subito troppo negli ultimi 2 minuti dei rispettivi periodi. Non ce la facciamo a recuperare la palla con Vetra. Poi Smodis, palla per Ginobili, la tripla di Ginobili, sbagliata stavolta, sotto canestro, prevale Vetra. 2 minuti alla fine del terzo quarto, 71-58. Bonsignori. Gattoni per Chandler, fuori per Mix, la tripla ancora del canadese, stavolta è corta, si è visto subito appena è partito il tiro che non poteva andare, si preparano a rientrare Monroe e Washington, chiede un minuto di sospensione Maurizio Lasi, adesso un altro fallo fischiato alla difesa, un contatto durissimo a centro area tra Bonsignori e Andersen, fallo fischiato a Bonsignori, secondo fallo. Minuto di sospensione chiesto da Maurizio Lasi, 7 Gattoni, 18 Monroe, 2 McClinton, 20 Chandler, 18 Mix, 6 Washington, dall'altra parte 18 Ginobili, 4 Abbio, 3 Bonora, 11 Rigaudò, 5 Griffith, 2 Berkic, 5 Smodis, 10 Jaric. Adesso il pubblico del Paraindesi si sta facendo sentire contro gli arbitri perché non ha condiviso alcune scelte arbitrali, per la verità piuttosto discutibili. Paraindesit gremito in ogni ordine di posti oggi, 3.450 spettatori per un incasso di oltre 43.000 euro, un pubblico fantastico che ha trascinato la squadra ad una prestazione finora sensazionale contro quella che, non mi stuferò mai di ribadirlo, è la squadra più forte d'Europa. Ha vinto l'anno scorso l'Eurolega ULEB e ha vinto il campionato e la Coppa Italia, quindi coronando il grande slam. Quest'anno è ripartita vincendo la Coppa Italia ed è in corsa sia in Coppa dei Campioni sia in campionato, chiaramente più che mai, nonostante in campionato per il momento comandino i cugini della Skipper. 2 tiri liberi per David Andersen, ma questa partita è tutt'altro che finita e non bisogna mai arretrare, mai mollare un centimetro, giocare sempre con concentrazione. Adesso è uscito Thompson per prendere un po' di fiato, è rientrato Monroe, è uscito Mix, è rientrato Washington, dalla lunetta a bersaglio David Andersen il primo e anche il primo punto per lui. Sono 12 attualmente i punti di vantaggio di Fabriano e diventano 11 perché Andersen segna entrambi i personali e quindi Fabriano adesso attacca sul più 11, 71 per chi attacca, 60 per chi difende. Massimo Gattoni che ha giocato un buonissimo terzo quarto,
Adesso sta difendendo in maniera spettacolosa la Kinder e facciamo fatica in attacco. Vetra da tre. Sì! Vetra! È il primo canestro di Vetra, ma è un canestro di una pesantezza micidiale. 3 per Gundarz, più 14 Fabriano, non sta sbagliando niente la squadra di Lasi. Andersen al tiro da sotto segna, 4 per lui, e quindi si tiene a galla con 4 punti consecutivi di Andersen la formazione di Ettore Messina. Adesso c'è il fallo su Gattoni, avrà 2 tiri liberi Massimo, in precedenza li ha sbagliati ma stavolta deve metterli a tutti i costi. Due tiri liberi per Massimo Gattoni. E stavolta è buono, ha segnato 6 punti in questo terzo quarto Massimo Gattoni e sono punti veramente importanti. E rimangono 6 purtroppo, ma la palla alla fine la controlla la Kinder. 8 punti per Gattoni, più 13 per Fabriano. Manu Ginobili, Jaric è completamente solo a 3 punti, non può sbagliare. Abbiamo concesso troppo spazio stavolta a Marco Jaric, la Kinder non molla mai, non molla mai, sempre lì, meno 10. Stanno difendendo su Morro come delle belve. Palla per Bonsignori, fuori per Vetra. Adesso facciamo veramente fatica in attacco. Gattoni, perdiamo la palla, la recupera Smodis, ultimi 24 secondi. È chiaro che la Kinder sta cercando di chiudere i terminali offensivi di Fabriano, adesso in campo c'è solo Moro tra questi e quindi diventa più difficile l'attacco per la formazione di Lasi. Adesso Smodis si avvicina, va a segnare un bel canestro per lui, 7 punti, primo canestro del secondo tempo, Moro da oltre metà campo, non può chiaramente segnare. E quindi 75 a 67 al termine del terzo quarto. Ultimo quarto, Banca Marche Fabriano Mediterranea 75, Kinder Bologna 67, quindi praticamente il parziale del terzo quarto non ha modificato la sostanza del punteggio che vede sempre Fabriano avanti di 8. Erano 8 alla fine del primo tempo, 51 a 43, sono 8 adesso, 7-5 a 6-7, però la Kinder controlla la palla e va a segnare con Rigaudot riportandosi a meno 6, 13° punto per il francese e qui è il momento decisivo della partita perché Fabriano, che è sempre stato avanti, ha giocato in maniera splendida, non deve assolutamente abbassare il suo livello di gioco. Da sotto Washington segna un importantissimo canestro pescato da McClinton, che è rientrato in campo al posto di Gattoni, che ha giocato un magnifico terzo periodo. Ginobili di fronte Vetra, Smodis sotto per Andersen che sbaglia, rimbalzo difensivo Morro che è tornato sul parquet, sicuramente ha intenzione di farsi vedere come gli era successo nel primo tempo. McClinton, Vetra da 3 punti da grandissima distanza! Gundarz Vetra! 6 per lui! Un grande canestro del Lettone in un momento importantissimo della partita. Rigaudot arresta il tiro dalla lunetta, segno! Il chirurgo a segno, 15 per lui e la Kinder è sempre lì, sempre a un passo, 9 punti che chiaramente sono un buon margine contro una squadra normale, contro la Kinder non sono nulla. McClinton prova a penetrare, arresta il tiro da 2, sbaglia completamente, poi c'è il fallo però su un grandissimo mix, fallo di Rigaudot se non sbaglio. McClinton è in una brutta serata stasera. È l'unico ad aver giocato sottotono per Fabriano, per il resto solo grandi prove. 8-36, 80 per chi effettua la rimessa, 71 per chi la subisce. Gli arbitri sono Reatto di Feltre e Pascotto di Portogruaro. Miglior realizzatore della serata finora, Chandler Thompson a quota 20. Morro. Di fronte a Rigaudot,
sotto per Washington, c'è ancora tempo, bisogna giocare, si avvicina Tyron, segna un altro grande canestro, in doppia cifra anche Washington, motivatissimo dal confronto contro i lunghi Fezzinei, sta giocando benissimo Tyron Washington e non solo in attacco, adesso Ginobili alla tripla, la segna e poi c'è anche il fallo fischiato a Vetra, canestro veramente pesantissimo questo di Ginobili che va a quota 21 e avrà anche l'aggiuntivo per un'azione da 4 punti. Rientra Griffith per Andersen, primo fallo per Gunnar Svetra, un fallo molto pesante perché dà la possibilità a Ginobili di andare lunetta per l'aggiuntivo che segna stavolta e quindi sono 22 i punti di Manu Ginobili e la Kinder ancora a meno 7, quindi praticamente inutili i due canestri consecutivi segnati da Tyron Washington, cioè inutili si fa per dire chiaramente, importantissimi ma comunque annullati da questa azione dei 4 punti di Manu Ginobili che ha confermato anche stasera di essere un meraviglioso talento. 8-0-8, partita lunghissima, lunghissima. Chiaramente la Kinder sta facendo adesso una pressione difensiva implacabile sull'attacco di Fabriano, soprattutto su Morrò. Vetra prova a incuriarsi, va al tiro ravvicinato, sbaglia sotto canestro, però non riesce a controllare la palla lo stesso Vetra. E adesso in attacco stiamo facendo tanta fatica perché la Kinder è diventata più aggressiva, più concentrata, sta oscurando il canestro a Morrò e quindi chiaramente tutto si complica per la squadra di Lasi. Adesso riprepara Chandler Thompson e Maurizio. Marco Jaric sotto per Griffith che va al tiro e segna. 7 per Rashard. E la Kinder a meno 5, meno 5. Era stata più 11 dopo i due canestri di Washington nella tripla di Vetra. Adesso Mix fa una bellissima cosa in uno contro uno. E poi c'è il fallo e la protesta di Smolis che viene rimbeccato da Ettore Messina, che chiaramente a questo punto non vuole assolutamente prendere un fallo tecnico che vanificherebbe la rimonta Felsina. Ancora sta parlando con il suo giocatore sloveno, Messina, infuriato con lui, un po' per il fallo, un po' per la protesta plateale che gli arbitri hanno fatto finta di non vedere. È rientrato Chandler per McClinton e dalla lunetta Mix è preciso, può anche lui raggiungere quota 20, diventare il miglior realizzatore dei suoi insieme a Thompson. E anche è sbagliato il secondo perché è stato sveltissimo Andersen a toccare la palla che si può toccare quando ha rimbalzato sul ferro. Adesso fallo in attacco di Rigaud che tentava di liberarsi di Chandler, no, fallo. Sì, 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 Rigaud che tentava di liberarsi di Chandler Thompson ha commesso fallo e quindi perde questa palla la Kinder che è a meno 6, 7-0-3. Jaric, Rigaud, Griffith, Andersen e Ginobili in campo per la formazione di Messina. Il quintetto base per Lasi con Vetra al posto di McClinton. Adesso Chandler palla sotto per Washington, che poi se la fa portare via da Ginobili che è sveltissimo a recuperare questo pallone, poi va a subire il fallo di Vetra, ma questo è troppo adesso. D'accordo che Ginobili è un giocatore favoloso, ma che al minimo sospiro, al minimo contatto gli fischino sempre il fallo a favore, mamma mia, mamma mia, è bravissimo, è un fenomeno, fuori classe, d'accordo, però e ogni volta che sbaglia gli fischiano fallo. E sbaglia però dalla lunetta Manu Ginobili ancora. 22 rimangono i suoi punti, più 6 sempre per Fabriano.
sbaglia anche il secondo, sotto canestro prevale Tyron Washington e quindi pesantissimo il doppio errore dalla lunetta di Manu Ginobili, che poteva riportare la Kinder a quello che sarebbe stato il minimo svantaggio, 4 punti. Washington segna, 12 punti per un Washington in striscia positiva in attacco da 4 canestri. 8 punti consecutivi per Tyron, veramente micidiale. Sotto per Jaric, prova ad avvicinarsi, scarica per Andersen, arresto e tiro alla lunetta, segna David Andersen, ha una buonissima mano da quella posizione. 6 punti per lui, che non aveva segnato nel primo tempo, e la Kinder continua a inseguire. Vetra, palla per Tyron ancora, si avvicina, poi scarica su Vetra. 8 allo scadere dei 24, Chandler, la tripla di Chandler, sì! Di tabellone! Chandler Thompson, che costringe al minuto di sospensione Ettore Messina, 88-79, il 23° punto di Chandler Thompson di tabellone, con molta fortuna, ma l'aveva bendata, aiuta i fuori classe, e Chandler Thompson appartiene sicuramente a questa categoria. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vergnetta, stavano per scadere i 24 secondi, Chandler Thompson di tabella ha messo i 3 punti che riporta Fabriano a più 9, e Fabriano 34 minuti e 17 secondi ha segnato 88 punti contro la Kinder, una prestazione magnifica degli uomini di Maurizio Lasi, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, anche se chiaramente dopo aver giocato alla grande per 3 quarti e mezzo sarebbe una beffa perdere questa partita, non se lo meriterebbe la Banca Marche, anche se la Kinder continuerà a crederci fino alla fine, lotterà in maniera disperata su ogni pallone, difenderà la morte e in attacco cercherà di capitalizzare tutti i possessi, di mettere in condizione i suoi terminali, soprattutto Jaric, Ginobili e Rigaudò, di essere pericolosi. Attacca la Kinder, 5.36 da giocare, Marco Jaric. Ginobili fa saltare Morrò, si incuna, un altro fallo, stavolta però netto, il terzo fallo di Morrò, ma assolutamente gli arbitri non perdonano un intervento difensivo alla difesa biancazzurra su Ginobili. Terzo fallo di Morrò, ma no, non ci sono i tiri liberi. Rigaudò, Andersen, palla per Jaric, trova l'uno contro uno su Vetra, appoggia al vetro, sbaglia ma subisce il fallo di Vetra, che non sa più che pesci prendere. Ogni volta che viene a contatto con un attaccante fischiano un fallo, prima a Morrò, adesso a Vetra. Due tiri liberi per Marco Jaric, che giovedì Avellino ne ha sbagliati tanti nel finale di partita, anche se è stato decisivo ugualmente. Segna 14 per Marco Jaric, la Kinder può riportarsi a meno 7. E infatti Jaric non fallisce nemmeno il secondo personale, 15 per lui, Fabriano più 7, 5-20. Vetra, adesso ci vorrebbe una raffica di Morrò, che può fare 8-10 punti consecutivi, sarebbe un sogno. Palla per Washington ancora, si avvicina contro Griffith, sbaglia però, lotta sotto canestro, non riesce a prendere il rimbalzo. Certo, Griffith è una grande opposizione, la bomba di Rigaudò la mette, e Rigaudò con il suo 18° punto riporta la Kinder a meno 4, parziale di 5-0 per la Kinder, che non è nuova a questi piccoli break che la riportano sempre di più in partita. La tripla di Morrò è lunga, è troppo forzato, Morrò deve giocare con più calma Fabriano, perché contro la Kinder non bisogna mai affrettare le conclusioni, bisogna sempre giocare con attenzione.
Jaric penetra, scarica per Andersen dalla lunetta, resta il tiro sbagliato e fallo di Griffith su Thompson che andava a rimbalzo, però non ci saranno i tiri liberi. Adesso entra Bonsignori e c'è un minuto di sospensione chiesto da Maurizio Lasi, che ha richiamato in panchina mi sembra Washington, secondo fallo di Griffith. 8 Gattoni, 18 Moreau, che ha segnato soltanto un punto nel secondo tempo, 2 McClinton, 23 Thompson, 19 Mix, 6 Vetra, 12 Washington per i padroni di casa. Per la Kinder invece 22 Ginobili, 4 Abbio, 3 Bonora, 6 Andersen, 18 Rigaudot, 7 Griffith, 2 Berkic, 7 Smodis, 15 Jaric. Veramente sarebbe una beffa perdere questa partita dopo averla giocata per 35 minuti in maniera spettacolosa. Ciò chiaramente non toglierebbe nulla ai meriti di Fabriano, però due punti in classifica contro la Kinder sarebbero veramente fondamentali sia per il morale sia per la prosecuzione del momento positivo della Banca Marche, che ha vinto le ultime due partite contro Biella e a Trieste giovedì scorso e che quindi ci terrebbe a fare il terzo successo consecutivo proprio contro lo squadrone bolognese. 4-18, la partita è ancora lunghissima. Mix, Morro, e sta difendendo bene su Morro la Kinder. Palla per Chandler, viene raddoppiato. Frazione di 5 secondi, perdiamo la palla. Abbiamo giocato male questo pallone. Perdiamo la palla, ma di fischiare un fallo in queste circostanze non se ne parla nemmeno. Reatto e Pascotto. Perché per carità la difesa della Kinder è buonissima e aggressiva, però certo che fanno anche un grosso uso delle mani. Però stavolta è stata colpa nostra perché abbiamo fermato troppo a lungo il pallone. Rigaudot. Jaric. Sincunea va a segnare un grande canestro. Marco Jaric. 17. E bisogna ritrovare la via del canestro perché altrimenti si fa veramente difficile. Si fa veramente difficile. Morro, palla per Chandler. Di fronte Ginobili, arresto e tiro da due, Chandler segna. 25 per Chandler Thompson, canestro importantissimo che sblocca Fabriano. Da quota 88 c'è stato un contatto con Ginobili, gli arbitri non l'hanno fischiato all'angolo. Rigaudot completamente da solo, sbaglia. Rimbalzo di Vetra. Rimbalzo importantissimo di Vetra sull'errore di Rigaudot dall'angolo, completamente solo. Ci vorrebbe un altro canestro adesso. Bonsignori, Vetra. Prende posizione Morro. Adesso fallo su Morro. Mamma mia. Lo stanno cinturando in tutti i modi, lo torturano. Lo stanno tartassando, lo abbracciano, fanno di tutti i colori. E quarto fallo di esce Griffith, rientra Smodis, attenzione, bisogna guardare Smodis che è un eccellente tiratore da tre punti, esce Vetra, rientra McClinton per questo finale, ultimi 2 minuti e 54, Rodney va a due tiri liberi importanti davvero, si prepara a rientrare anche Washington che è stato splendido in questo inizio di quarto quarto. Realizza stavolta Rodney, 19 per lui, importanti davvero questi due tiri liberi. Morò raggiunge quota 20, se mette questo, sì, lo mette Rodney, freddo dalla linea nei momenti che contano. Morò 2,50 più 6 Fabriano che era aveva visto la Kinder arrivare anche a meno 2. Andersen prova a girarsi, non lo fa girare Mix, poi c'è l'inflazione di passi di David Andersen e Messina che manda praticamente a quel paese gli arbitri, poi si siede in panchina. Rientra Washington per Bonsignori, applausi anche per Nicola che non ha segnato stasera ma
ha dato fiato ai lunghi titolari con grande intelligenza e con grande efficacia. Morrò, 2-29. Giochiamo con calma questo pallone che può essere importante. Morrò, palla per Washington, ancora Rodney, ancora un fallo su Rodney. E vai! E vai! Adesso Chandler va a complimentarsi con Washington ed è il quinto fallo per Rigaudu. E questa è una buona notizia. Rientra Appio, che però è ugualmente un grande giocatore, quindi non bisogna mai distrarsi. Ancora due tiri liberi per Rodney, può salire a 22. E sbaglia, peccato dalla linea. Tre errori stasera, Morrò dalla lunetta, incredibile. Non li sbaglia mai tre tiri liberi in una partita Morrò. Vediamo, speriamo metta questo almeno. E lo mette, 21 per lui. Fabriano ha ricostruito 7 punti di margine. Adesso sotto con la difesa. Difendiamo forte ragazzi, dai! Ginobili. Smodis da 3 punti, sbaglia sotto canestro McClinton, più alto di tutti. Il più piccolo giocatore in campo prende un rimbalzo importantissimo. Poi scambia con Chandler e riprende il pallone. 1:58, ultimi due minuti di partita. Cerca di uscire Chandler. Palla sotto per Rodney. Arresto e tiro Rodney, sbaglia. Rimbalzo per Smodis. È ancora in partita la Kinder, ci mancherebbe altro con 7 punti appena. Grande pallone per Andersen che va a schiacciare. 8 punti per il giocatore australiano. Palla su McClinton. Peccato, potevamo andare a più 9, invece siamo a più 5. Un minuto e mezzo adesso. Capitalizzare questo possesso sarebbe veramente fondamentale. Ancora Chandler. Di fronte Ginobili, sotto per Washington, si avvicina a Washington, fuori per McClinton, molto bene, fa saltare Yaric, arresta il tiro da 2, sbaglia McClinton, non riesce Washington a prendere il rimbalzo, controllato da Bologna. McClinton proprio stasera non ha preso in una vasca da bagno. Appio, sotto per Andersen ancora, prova a girarsi, poi fuori per Ginobili. Al tiro a 3 punti, Ginobili è corto, Chandler Thompson, rimbalzo difensivo, poi la palla per McClinton che non la trattiene. Un peccato questo errore di Chandler, che doveva tenere la palla e non giocarla in maniera così precipitosa. Non doveva giocarla in maniera così precipitosa, ma adesso difendiamo, 50 secondi. Yaric, fallo fischiato a McClinton. Eravamo nell'ultimo minuto, Chandler ha visto con la coda dell'occhio che McClinton si proiettava in contropiede, ha pensato di servirlo ma non ha avuto la giusta misura nel passaggio, lo ha fatto troppo lungo, McClinton non ha potuto controllare, stavolta non è sicuramente colpa del playmaker americano ma sicuramente di Chandler. Va il 2 su 2 dalla linea di Marco Yaric, 19 per lui. E soltanto 3 punti di vantaggio per Fabriano, che non potrà giocare chiaramente la palla fino alla fine. 40 secondi al termine, adesso ci vuole un canestro da 2 o da 3, non importa. Palla sotto per Chandler Thompson. Fallo subito da Chandler, che avrà 2 tiri liberi a 29-9, ma la partita è ancora lunghissima. Terzo fallo per Mattias Moses, 2 tiri liberi Chandler Thompson, 29-9, se li mette certo siamo un pezzo avanti, ma la partita non è ancora finita perché l'attacco della Kinder sarà sicuramente velocissimo e poi faranno un fallo per mandarci lunetta, ma prima bisogna fare i tiri liberi. Mette il primo Chandler, 26. Veramente importante. Adesso anche questo, dai Chandler. Questo è lungo però. Sotto canestro Mix. È un fallo stupido e inutile. Un fallo stupido e inutile di Mix.
un fallo inutile di Mix che si è proiettato a rimbalzo. Fabriano aveva 4 punti di vantaggio, bisognava far giocare questo pallone alla Kinder, poi anche se fosse andata anche un canestro da 3, però avremmo avuto l'ultimo possesso. Invece qui gli diamo la possibilità di rimettersi a meno 2 con 29 secondi, poi non avremo l'ultimo pallone. L'ultimo pallone sarà della Kinder in ogni caso. Il primo è buono per Smodis, 20 per lui, 8 per lui. Il secondo pure è buono, 9. Palla per McClinton, superiamo la metà campo, c'è il fallo di Ginobili su McClinton, 22-9, ma ci stiamo complicando la vita maledettamente, perché adesso ci sono 2 tiri liberi per McClinton che stasera veramente non ha preso nel mondo. Speriamo sia freddo almeno dalla lunetta. Una partita interminabile, quando sei avanti di poco non finisce mai. Mette il primo, importantissimo McClinton, 3 per lui. Se mette anche questo siamo veramente a un passo, ma comunque bisognerà difendere forte senza però commettere falli e quindi senza fermare il cronometro. E buono anche il secondo, 4 per Darren, 22. Adesso bisogna difendere senza commettere fallo. Jaric da 3 punti, sbaglia, sotto canestro Moreau con la palla, fallo su Moreau, avrà 2 tiri liberi Rodney, avrà 2 tiri liberi Rodney Moreau. E il fallo Ginobili, il quinto fallo, 13-6, 26 punti di Chandler Thompson, 21 di Rodney Moreau, 19 di Michael Mix, ma 2 tiri liberi fondamentali realizzati da Darren McClinton, che aveva giocato decisamente sottotono stasera. Hanno scavato il break definitivo. Adesso Moreau dalla linea, chiaramente non si fa pregare, ne ha sbagliati 3 stasera, sono sufficienti. 23 Moreau, 98-92, ultimi 13 secondi senza fare falli. Jaric fa il tiro, sbaglia, con la palla recuperata da Chandler, ultimi 5 secondi e finisce con la palla in mano Chandler Thompson, è giusto così, 98-92, vince Fabriano con una meravigliosa prestazione di squadra in cui tutti hanno giocato in modo magistrale e in cui McClinton, che era stato probabilmente quello più sottotono, ha messo i 2 liberi della sicurezza. 8 Gattoni, 23 Moreau, 4 McClinton, 26 Thompson, 19 Mix, 6 Vetra, 12 Washington, dall'altra parte 22 Ginobili, 4 Abbio, 3 Bonora, 8 Anders, 18 Rigaudot, 7 Griffith, 2 Berkic, 9 Smodis, 19 Jaric. Fabriano a quota 26 in classifica, terza vittoria consecutiva per la Kinder, la prima sconfitta da rientro di Ettore Messina. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima vi saluta, un applauso al pubblico del Pala Indesit, ringrazio TV Centro Marche e Gianluca Vergnetta, vi dà appuntamento a domenica prossima, buonasera.